E chiudiamo la pagina del calcio, parliamo adesso di ciclismo. Ieri a Montichiari, in provincia di Brescia, sono cominciati i mondiali paralimpici su pista. L'Italia ovviamente punta forte su Fabrizio Macchi, medaglia di bronzo all'Olimpiade d'Atene 2004. Ieri sera il ciclista di Varese ha conquistato l'argento nell'inseguimento individuale. Allora noi di Dribbling vogliamo farvi conoscere meglio questo atleta che nella sua vita ha trasformato gli ostacoli in opportunità ed è riuscito a farlo anche grazie agli affetti più cari. Allora è andato a trovarlo ad Arzo, in Svizzera, dove Macchi vive e si allena, il nostro Pier Giorgio Severini. Il conto olimpico è aperto da oltre un lustro. Atene 2004, finale dell'inseguimento per centrare il bronzo. Non è poca cosa, ma se le aspettative erano altre, comunque ti resta quella sensazione di impresa a metà. Ultime pedalate per Fabrizio Macchi. Conclude il giro ed è bronzo per il Lombardo. Ormai non gli può più sfuggire la medaglia, ha dato tutto. Fatica anche per l'avversario. Curva. Ancora Macchi. Inquadratura tutta per lui. Passa lo sparo ed è medaglia di bronzo. È stato, come posso dire, lo spartiacque della mia inizio di carriera, anche se era già da un po' che io facevo sport, mi ha fatto veramente capire che potevo competere nell'elite del movimento mondiale e mi ha fatto capire che veramente il procedimento di ristrutturazione del mio corpo dopo il cancro era concluso e da lì è partito tutto. Anche se clinicamente ero già guarito per i medici, quella per me è stata veramente il click che mi ha fatto capire che ok, da adesso in poi le cose si possono fare veramente sul serio. Il calcinoma, i 17 interventi chirurgici, un'esistenza normale che cambia in quello che sembra essere un calvario senza fine. Fabrizio Macchi da ragazzo sopporta tutto ciò. Poi, come la chiama lui stesso, si apre la seconda vita. La prima è la vita che hanno vissuto tutti, perché io l'ho vissuta fino a 13 anni, fino a quando mi hanno scoperto che avevo l'ostosarcoma. È chiaro che, insomma, non tutti possono avere il privilegio di avere due vite, quindi anche da questo punto di vista mi sento una persona privilegiata. È altrettanto chiaro che non è che un cancro sia una cosa positiva, ci mancherebbe. Detto questo, una volta sconfitto, credo che mi abbia fatto vedere la vita con degli occhi diversi. È estremamente importante quello che sono riuscito a fare per ritornare alla vita quotidiana di tutti i giorni. Riempita da Thomas, Mattia e Patrizia, moglie e compagna fondamentale anche nell'avventura agonistica. Io l'ho conosciuto così, quindi l'ho conosciuto che lui faceva questo lavoro e l'ho accettato così, mi piace tantissimo il lavoro che fa e quindi di conseguenza anche il peso di non averlo sempre a casa non è un peso, perché comunque mi dimostra sempre che quando c'è al 100%. Per preparare l'assalto all'Oro di Londra 2012, Fabrizio Macchi si giova di un partner importante e preziosissimo. È una bici molto aerodinamica, molto performante, che viene migliorata anche da questo accessorio che è un portamoncone, che mi permette di esprimere potenza anche da questa parte del corpo, che è stato studiato e realizzato in Galleria del Vento alla Ferrari con gli uomini del Conny Ferrari, Stefano Maldifassi, e grazie comunque all'apporto anche di Stefano Domenicali, che è un grandissimo tifoso. E ora ci lasciamo solo per una breve pausa, restate con noi.